Lombardia è regina del fotovoltaico. Secondo le stime di Coldiretti, infatti, la nostra regione è la prima in Italia per numero di impianti. Le province che ne sono più ricche sono quelle di Brescia, Bergamo e Milano. In tutto se ne contano 26.693, il 90% dei quali sono di piccole e medie dimensioni, con una potenza che non supera i 20 kW. Non mancano però esempi di impianti più grandi, come quello dell'azienda agricola La Fattoria di Parmigiano Alfredo, situato in provincia di Milano. Allora, impianti fotovoltaici ne abbiamo fatto il primo, l'abbiamo fatto circa 2 anni fa, di 75 kW, lo scambio sul posto, nel senso che è l'impianto che serve per alimentare la nostra azienda. E visto che effettivamente mi sono trovato contento, quindi le produzioni rispettano il piano finanziario, ne abbiamo messo in produzione un altro di 200 kW sulla vendita. Coldiretti approva l'utilizzo di questi impianti, ma mette in guardia dal pericolo del consumo di suolo generato dall'installazione a terra del fotovoltaico. La soluzione migliore è quella di sfruttare in modo razionale le superfici coperte, presenti in decine di migliaia di aziende agricole. Coldiretti ritiene che per la multifunzionalità delle aziende agricole gli impianti fotovoltaici siano un'opportunità da sfruttare massimamente nella situazione dei fabbricati o di tutte quelle aree all'interno della cascina che possono essere utilizzate per la valorizzazione, soprattutto nella sostituzione dell'eventuale Eternit presente. Non ha una posizione favorevole laddove si immaginano dei parchi fotovoltaici all'interno di aree agricole coltivate, soprattutto laddove questo serve per generare quella materia prima necessaria per il mantenimento dell'attività ceralicola o zootecnica per lo sviluppo e per il mantenimento delle produzioni tipiche nostre nazionali.